Allora, volevo fare riferimento al tema della concessione dei crediti e della valutazione del merito creditizio, sia attraverso strumenti cosiddetti hard che con strumenti cosiddetti soft. Chiaramente gli strumenti hard quali sono? Sono, diciamo, gli strumenti tradizionali che si utilizzano per quanto riguarda la valutazione del rischio, quindi sostanzialmente sia i dati relativi alle sostanze economiche e patrimoniali finanziarie che anche i dati che sono invece relativi alla dimensione, diciamo, più strettamente relativa alla storia del creditore. Quindi si guarda il merito creditizio anche per capire, per esempio, se il creditore è un buon pagatore, se ha sempre ripagato i prestiti che ha ricevuto precedentemente e così via. Ovviamente il presupposto, diciamo, dell'utilizzo di questi metodi consiste nel fatto che siano presenti delle banche dati, cioè che sia possibile rinvenire da qualche parte questi dati hard, e per questo, diciamo, soprattutto all'interno del sistema bancario tradizionale sono presenti varie banche dati, vari strumenti. Il problema nasce invece con la valutazione dei dati cosiddetti soft. Che cosa sono questi dati soft? Sono praticamente tutti quei dati che non rinvengono esplicitamente, appunto, da una documentazione certificata, diciamo, non sono informazioni rispetto alle quali c'è un controvalore di carattere documentale. Sono invece informazioni che, per esempio, è possibile rinvenire attraverso il web, quindi per esempio l'utilizzo dei social network, la profilazione dell'utente e così via. Ovviamente la domanda è: questi dati potrebbero ed in che modo mettere in evidenza il fatto che ci sia o meno un merito creditizio da parte del consumatore? Potrebbero, per esempio, far comprendere meglio quali sono i comportamenti di consumo di un consumatore. Ovviamente, essendo il risparmio e il consumo, la somma di risparmio e consumo generalmente costituisce il reddito, al quale ovviamente in questa situazione, se i consumi crescono notevolmente, ovviamente si riducono i risparmi, quindi c'è il rischio, insomma, che si tratti di persone che hanno una struttura di consumi tale da non consentire un'adeguata copertura attraverso delle risorse reddituali esistenti. Queste sono informazioni che, per esempio, si potrebbero ottenere attraverso l'utilizzo dei soft data. Però nella realtà, soprattutto per quanto riguarda gli intermediari finanziari tradizionali, non c'è tutta questa attenzione nei confronti dei soft data, e quasi tutto si realizza attraverso l'hard data. Ovviamente qual è la finalità? Non è soltanto quello di stabilire se Tizio e Caio sono meritevoli o meno di avere un credito. La finalità è anche quella di cercare di capire qual è il prezzo al quale questo credito deve essere erogato, ovvero qual è il tasso di interesse che deve essere praticato. Quindi non si tratta soltanto di rispondere sì o no al merito creditizio, si tratta anche di definire delle condizioni che sono sostanzialmente le condizioni contrattuali. Chiaramente, per quanto riguarda i soft data, diciamo che allo stato attuale, per gli istituti di credito tradizionali, la valutazione dei soft data come strumento per un perfezionamento, per l'ottimizzazione delle condizioni del contratto creditizio è un qualcosa di un po' difficile, qualcosa di un po' complesso, perché le banche non hanno tutta questa abilità, tutta questa capacità, diciamo, di utilizzare algoritmi, strumenti di sentiment analysis, per esempio, elaborazioni di dati complesse che necessitano evidentemente anche dell'utilizzo di algoritmi. Quindi si tratterebbe, per esempio, di clusterizzare una popolazione, vedere se un certo consumatore all'interno di un certo cluster risulta essere più o meno orientato, appunto, al consumo, che tipo di consumi ha, se è una persona affidabile, se ha una continuità lavorativa, se ha altri redditi, se ha altre sostanze patrimoniali, quali sono le sue relazioni, perché anche questo evidentemente può avere un impatto nella determinazione dei modelli di spesa e così via. Sono tutte informazioni che certo possono essere utilizzate, però per utilizzarle bisogna dotarsi di metodi di data science che siano applicati, diciamo, in ambito bancario, che probabilmente
attualmente non sono disponibili per le banche, quindi semplicemente le banche si orientano ad utilizzare i dati normali. Probabilmente per quanto riguarda il merito creditizio valutato dalle banche fintech, è previsto che la Banca Centrale Europea, è previsto dalla Banca Centrale Europea l'utilizzo di metodologie più stringenti, nel senso che le aziende che sono fintech, per valutare correttamente il merito creditizio, non avendo queste aziende generalmente lo storico del cliente, devono utilizzare delle metodologie più stringenti. Però il punto è anche che quando una banca dovesse decidere di utilizzare degli strumenti fintech per valutare il merito creditizio, deve rispettare tutta una serie di controlli, di valutazioni, di metodologie. Innanzitutto è necessario che vi siano delle competenze, che siano presenti all'interno dei board, che siano presenti all'interno dei consigli di amministrazione, cioè è necessario che siano presenti delle professionalità che possano garantire l'applicazione di certe metodologie, appunto come l'intelligenza artificiale, big data, machine learning e così via. Qui parliamo soprattutto di analisi di dati, il mondo bancario è soprattutto legato all'analisi dei dati o anche all'analisi documentale in un certo senso. E poi c'è bisogno che le banche sappiano veramente come sono fatti questi algoritmi che vengono utilizzati, il che non è dato da dare per scontato, quindi insomma tutta una serie di requisiti che devono essere valutati. Poi bisogna valutare i modelli di risk management, perché ovviamente innovazione va a cambiare anche l'esposizione della banca nei confronti dei rischi. Tutta una serie, diciamo, di informazioni che possono consentire, diciamo, alle banche di utilizzare questi strumenti automatizzati nella valutazione del merito creditizio in misura più efficiente, in misura più smart. Ora, diciamo la verità, questi sono semplicemente dei modelli di passaggio. È chiaro che nel futuro, diciamo, le cose funzioneranno sicuramente in una maniera molto diversa, semplicemente perché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale cambierà praticamente tutto. Ora, secondo me, l'unico vero problema nella valutazione del merito creditizio per quanto riguarda soprattutto il consumo, poi dirò se ce la faccio, la valutazione del merito creditizio nei confronti delle imprese. Il problema della valutazione del merito creditizio nei confronti dei consumatori è che il consumatore generalmente è un lavoratore, però noi viviamo mercati del lavoro che sono sostanzialmente orientati a diventare sempre più flessibili. È molto probabile, per esempio, oggi che un lavoratore, soprattutto se lavora nel mondo privato, cambi tante aziende, così come se un lavoratore, un professionista, un lavoratore autonomo, la determinazione del reddito di quel lavoratore può essere veramente molto complicata, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista informale. Ora, se uno si espone nella valutazione del credito per medi e lunghi periodi, questo inevitabilmente può portare degli errori da un punto di vista proprio metrico, quantitativo, perché se uno, immaginiamo, un'azienda che opera negli Stati Uniti, dove ci sono 330 milioni di abitanti, ha un mercato di 50 milioni di abitanti, su questi 50 milioni deve valutare l'esposizione del rischio creditizio per un medio e lungo periodo di una popolazione che cambia lavoro velocemente, si sposta da una città all'altra, potrebbe essere nel frattempo sottoposta a crisi, una crisi economica, finanziaria, una pandemia, esposizione ai mercati internazionali, disoccupazione tecnologica. Tutte queste cose inevitabilmente hanno un impatto nella determinazione del reddito di quella persona e quindi nella valutazione del merito creditizio. Quindi, diciamo, se il contratto è stato, poi c'è anche l'inflazione che bisogna considerare, i tassi di interesse decisi dalla banca centrale e così via. Quindi la probabilità di errore nel determinare un contratto basato sul merito creditizio in una visione di medio lungo periodo sulla base di valutazioni di carattere economico che sono sostanzialmente sottoposte a un profondo cambiamento economico è quasi praticamente una certezza. È molto molto probabile che ci siano degli errori di prezzamento e di valutazione del rischio. Però come si fa a risolvere questi errori? La risposta qui è paradossale, perché è proprio l'aumento della base informativa, quindi l'utilizzo di nuovi dati, di nuove tecnologie, di nuovi algoritmi, e quindi l'utilizzo di più intelligenza artificiale, di intelligenze artificiali che non sono generaliste e che sono invece specializzate,
che potrebbe offrire maggiori opportunità di ottimizzazione del contratto e del merito creditizio.